Con l'accensione del grande albero di Natale in piazza Grimoldi, a Como si entra davvero nel clima di festa. Intorno alle 17.30 l'abete si è illuminato, avvolto da migliaia di luci a LED a risparmio energetico, un evento al quale i comaschi non hanno voluto mancare per accogliere ufficialmente la magia che accompagnerà grandi e piccini fino al 6 gennaio. Tutto attorno, sugli edifici, brillano le proiezioni architetturali del Como Magic Light Festival. La città dei balocchi, partita lo scorso weekend, dunque in questo lungo fine settimana dell'Immacolata, si arricchisce di proposte. Nel pomeriggio si è aperta la mostra dei presepi nella chiesa di San Giacomo, rinnovando l'appuntamento con alcuni dei più bravi artigiani ed artisti dell'arte presepistica del territorio, che con le loro abili mani modellano creta, legno, sughero, cartapesta, tramandando una tradizione antica ma viva più che mai. La scorsa edizione sono stati oltre 70.000 visitatori. A pochi metri di distanza, al Broletto, si respira invece per due giorni aria di Medioevo, con i volontari del Palio del Baradello che propongono una serie di attività per i bambini ispirate all'epoca di Federico Barbarossa. I partecipanti potranno vivere un momento particolarmente suggestivo, l'investitura, da cui ogni bambino uscirà cavaliere e ogni bambina dama. Ci saranno poi laboratori di origami e altri laboratori creativi, domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sempre domani sarà la volta del Natale in divisa, con la presenza tradizionale delle forze dell'ordine cittadine che partecipano alla kermesse natalizia prestando il loro tempo per dedicarsi ai giovanissimi visitatori con attività ludiche e didattiche. A tutto ciò si affiancano le proposte già avviate come la pista del ghiaccio in piazza Cavour e il mercatino del tipico con le sue 50 casette.